Forza, forza ragazzi, il vostro Diablo Dex pronto, si va con un altro gameplay. Vabbè, gli allenatori sono questi, è inutile, ne cerco altri, però vabbè. Come sono primo nella classifica della PES League settimanale? Ma dai! Ma va bene così, ragazzi, ma va bene così. Allora, vai, andiamo. Altra partita classificata. Altro avversario, non so chi mi capiterà questa volta, però va benissimo così, vediamo chi mi capita e poi andremo a vedere il da farsi sulla questione, ok? Vediamo un po' di divertirci, perché bisogna divertirsi, ragazzi, ok? O si vince o si perde, ve lo ripeto, è un gioco, non bisogna incazzarsi, ragazzi, è un gioco, punto. Anche questo qui viene da delle belle vittorie. Ha delle belle vittorie questo qui, non bisogna sottovalutarlo, Comunque, anche perché ha una bella squadra anche lui. Neymar, Mbappé, ragazzi. Non bisogna vabbè, qui recuperiamo con Valencia. Poi magari possiamo fare. Cosa possiamo fare, ragazzi? Mettiamo primo tempo Mané. Qua sai Maxim, ok? lo so, faccio una formazione un po' strana, ma... Oh, ragazzi, voi non vi preoccupate che va bene così. Non vi preoccupate. Tutto sotto controllo di Brado, eh? Se avete fiducia, altrimenti... Vai, vediamo qui Mané, Manenji. Perfetto, e poi secondo tempo, insomma, qualche giocatore c'è che sta in forma, eh? Per quanto mi riguarda io posso iniziare, sono pronto, non so, a Courtois come portiere, vabbè, vediamo un po', Hulk, la squadra c'è, ragazzi, qui, la squadra c'è, ma si può coordinare. Si può coordinare la partita, speriamo, speriamo che si coordina con il vento favorevole, no, perché veramente la partita precedente è stata una partita veramente, no, con la neve, dai, con la neve, ragazzi, purtroppo non posso far casino che sto registrando in un orario dove il casino non è concesso, diciamo. Ok, buona visione a tutti, ragazzi, come va, io credevo che ero anche i bianchi, ho detto tutto, no, scherzo, so che sono quelli neri, ho scelto io la divisa nera, scusate, ragazzi. Vediamo un po' Mané, dov'è Mané, dove sei Mané, fatti vedere. Fatti vedere, Mané, che qui non si può scherzare, questa partita vale oro, ragazzi, vale veramente oro questa partita, io voglio fare un'altra vittoria e vorrei, va, è meglio dire vorrei, va, ma no, ma sapevo, devi sbagliare. E come no? E come no? Vabbè. Purtroppo gli errori li ho fatti io qui. Cosa devo fare? Nulla, dobbiamo solo cercare di recuperare qui, ragazzi. Almeno un pareggio a fine primo tempo. magari, ragazzi. Se no mettiamo subito Salah e via. Mi anticipa tutto, mi anticipa tutto, ragazzi, tutto mi sta anticipando questo, Non ho ben capito perché si è fermato, vabbè, Mbappé si è fermato, lì, ok, finita la benzina, non... succede qualcosa che non so, dimmi Mbappé, qual è il problema, dimmi, dov'è che è stato l'intoppo lì, spiegami un attimino l'intoppo, dove è stato Mbappé, dai.
che ti pago troppi soldi per tenerti nella mia rosa, quello è l'intoppo forse, ma cos'è? Vabbè, lasciamo stare, va. Partita destinata ad essere persa. Grazie Konami di questo, però vabbè. Un colpo di testa a 2 km orari ed entra veramente con facilità, senza ah è fallo qui, è fallo, e beh ok, io mi concentro un po', ragazzi, non ci sto a perdere con questo, anche se la strada è quella, però vabbè. Ottimo così, vai ragazzi, su. Questa partita è iniziata veramente male, ma veramente male, cioè ne gioco alcune bene e alcune le stecco in una maniera che ha dell'impensabile, ma va bene così. Vai Mbappé. No, la para, vabbè, Courtois, ragazzi, non è certo un portiere di primo pelo. Punizione? È punizione qui, vediamo un po'. Tanto non le so battere, quindi non le so battere, ragazzi, è inutile che la batto con Vidal, vai. Anzi, vediamo se riesco a fare così, che forse andava meglio, va. Quasi quasi metto anche Salah in campo, tanto perso per perso qualcosa faremo, perso per perso, ragazzi, tanto sapevo io. Oblak, che parata, ragazzi, che parata formidabile, mi ha salvato il culo lì, lì mi ha salvato il culo, ragazzi. Nulla, Mbappé non si muove, resta lì come un chiodo fisso a questa partita, ma va bene. Sai Maxim comunque, ragazzi, un qualcosa veramente di mostruoso, veramente mostruoso Sai Maxim. Ecco qua Oblak, cioè non sto facendo nulla da questa partita, ragazzi, non sto facendo nulla, il nulla più assoluto. Vabbè, certe partite le gioco come quella precedente che mi sono impegnato tantissimo e qui invece non riesco a fare un'azione. Vabbè, non tutte le partite si possono vincere, anche questo è vero, però ok. Un po' concentrato, vi chiedo scusa, ma è così, ragazzi, sono concentrato e via. Devo cercare di almeno a fare il gol della bandiera, per, come per dire, ma un gol almeno te l'ho fatto, cazzo, cioè ma no, non ci credo, non ci credo, dai. E ha dell'assurdo, Questa partita è veramente dell'assurdo, ragazzi. Io non so veramente cosa fare. Eppure tre tiri in porta l'ho fatti, non ci credo, ma l'ho fatti, Vabbè, comunque. Vediamo un po'. Ok, perfetto. Facciamo così, ragazzi, cosa vi devo dire? Cerco di giocarmela in questo modo, di dare un po' di velocità in più con Salah. Non so cosa fare, non so veramente cosa fare in questa partita,
eccolo qui, almeno cerchiamo di smuovere un po' la situazione qui. Non era fallo quello, magari no, eh? Dice che non è fallo, vabbè, se lo dice lui. Se lo dice lui che non è fallo, ci fidiamo degli arbitri di Konami, no? Non c'è neanche il VAR. Non c'è neanche il VAR, ragazzi, va bene. No, aspetta, non puoi perdere quei palloni lì, mi dispiace. Ecco, la neve, se l'hai studiato bene questo qui la partita, eh. Se l'hai studiata bene la partita questo qui. Perché io lo so che la neve l'ha messa lui, la pioggia, quello che è. So che la condizione l'ha messa lui con la speranza che nevica. Ci sono questi fenomeni da baraccone che fanno queste cose, ragazzi, eh. Purtroppo gioca in casa lui, decide. Non possiamo farci nulla, non possiamo farci nulla. Maremma, Mbappé viene fermato lì, viene fermato, ma dai, non è possibile. In questo secondo tempo si può dire che comunque mi sono svegliato un po', eh. Sono un po' più attivo, però se non faccio gol è inutile che mi sono svegliato, ma nel modo sbagliato, si può dire. Ok, però. Però, e dico però. me li marca tutti, ragazzi. Me li sta marcando tutti, eh. Vabbè. 66esimo, siamo ancora messi così. Siamo ancora messi in questo modo, eh. Ma Mbappé qui. Ma dai. Mbappé sbaglia, sarà pure. Vabbè, qui me la sono cercata io, eh. Qui me la sono cercata io, ragazzi, eh. Cioè, Courtois è impressionante. Come para, è impressionante, ragazzi. È un qualcosa di impressionante. Mi sono svegliato nel secondo tempo, sì, però se non facciamo gol. Vai, sarà grandissimo, così ti voglio. E allora Salah deve giocare sempre, ragazzi. Guardate qui, è entrato tutto stile. Scusate un po'. Vai. Mettiamo nei Marengi. Vediamo un po' se questo cambio ci porta buone notizie. Vediamo se questo. Quindi il prossimo giocatore da livellare, ragazzi, è Salah. È Salah, sì. Salah va livellato per forza. Per forza va livellato Salah, sì. Va livellato per forza al massimo. Visto che in due partite ha dimostrato che vuol giocare nel modo giusto. Due partite sui due gol ha fatti, un gol per partita. Titolare, ragazzi, titolare, punto. Se lo sta guadagnando il posto, è certo. Il posto fisso, come si dice, no?
usala come chiama palla, ragazzi. Vabbè, poi chiama palla, però poi vabbè, viene fermato ingiustamente, direi, perché non è giusto che mi fermano Salah in quel modo. Salah deve correre, stile una gara della MotoGP, eh sì, deve correre il mio Salah per forza ragazzi, per forza. vabbè, che partita ragazzi, che partita. Comunque un secondo tempo dove sono rinato, eh? Avete visto i gol che mi sono mangiato. Non è fallo lì, no, eh? Era sulla palla, vabbè. Vabbè ragazzi, 2-1, partita persa di misura. Veramente persa di misura. Posso dire che comunque anche equilibrata. L'avversario non aveva nulla più di me. Avete visto che i valori sono tutti equilibrati, quindi avrei potuto fare qualcosina in più, eh? Però vabbè. Ora vi faccio una cosa in diretta, ragazzi, vi faccio, eh? Vi voglio fare una cosa in diretta, vabbè. Koulibaly da rinnovare, certamente. Pagheremo con i famosi GP. Paghiamo subito con i GP, ragazzi. Allora, vai, rinnoviamo Koulibaly, rinnovo del contratto. Il coupon di rinnovo contratto lo conservo per giocatori che costano di più. E adesso vi faccio vedere una cosa. Vai, allenamento. Dov'è Salah? Vediamo se trovo Salah. Lo troviamo Salah, ragazzi. Dov'è Salah? Ho tanti giocatori da far giocare palle bianche, così. Eccolo qui, Salah, ragazzi. Eccolo qui. Vai. Gli diamo un po' di esperienza. Vediamo se sale di un livello, eh. Oh, eccolo qui. Guardate qui. Grandissimo Salah, bisogna farlo salire, se lo merita, se lo merita tutto. Ok ragazzi, con questo che bradone chiude il gameplay, spero che vi sia piaciuto, anche se a me è piaciuto un po' meno, perché ho perso però di misura. Ciao a tutti ragazzacci, un saluto dal vostro Diablotex e appuntamento con i prossimi gameplay. Ciao!